Buon pomeriggio. Vediamo al nostro appuntamento in cui analizziamo l'andamento dell'infezione da Covid-19 nel territorio della provincia di Arezzo. Prima però di procedere a far questo, esprimo la mia vicinanza personale, oltre che istituzionale, ad Alessandro Ghinelli per la perdita delle prime ore della mattina. Si tratta di una perdita importante e io sono vicino ad Alessandro, con cui c'è una sintonia dal punto di vista personale, oltre che istituzionale, molto forte. Passiamo ai dati della provincia di Arezzo. Arezzo registra 14 nuovi casi. Di solito si tratta di casi che sono concentrati, che non sono concentrati, ma che sono diluiti nel territorio. Bibbiena un caso, Bucine un caso, Castiglion Fiorentino un caso, Caviglia un caso, San Giovanni Valdarno un caso, Terranova Bracciolini un caso. Abbiamo due eccezioni in questa situazione: Montevarchi, dove il numero dei casi sono 4, e Sansepolcro, in cui il numero dei casi è sempre 4. In totale sono 14 nuovi casi, a cui corrispondono per la provincia di Arezzo 5 guariti, quindi si co comincia ad aumentare la percentuale dei guariti sulla percentuale dei nuovi casi. Registriamo 3 nuovi decessi, di cui uno in un paziente della rianimazione nelle ultime ore del giorno precedente. Ricordo che i dati di cui parliamo iniziano dalle 17 di ieri e finiscono alle 17 di oggi, e nella mattinata di oggi sono morte due donne nella degenza di malattie infettive, entrambe dall'area Covid, una dal proprio domicilio, una proveniente dall'RSA di Montevarchi. Il grado di utilizzo dei posti letto ancora non è, diciamo, in linea con le previsioni. Il numero dei posti letto di rianimazione in questo momento utilizzati è uguale a quelli del giorno precedente. I posti utilizzati alle 17 di oggi sono 12, che è la potenzialità della tradizionale terapia intensiva di Arezzo. Abbiamo 49 posti letto occupati nell'area di degenza Covid dei 70 disponibili. Una situazione direi abbastanza sotto controllo. Chiarisco due aspetti, una per quanto riguarda l'RSA di Montevarchi e una per quanto riguarda l'RSA Fossombrone di cui ho parlato ieri. Per quanto riguarda l'RSA di Montevarchi, l'ASP di Montevarchi, ricordo che è un RSA a gestione comunale, l'ASP di Montevarchi e il sindaco di Montevarchi hanno accettato la disponibilità dell'azienda di prendersi in carico gli ospiti Covid positivi ricoverati nella struttura in questa RSA. L'azienda è entrata oggi pomeriggio e ha assunto in carico la responsabilità sanitaria dei pazienti Covid positivi. Per i Covid negativi, che restano sotto la responsabilità dell'ASP, perché si tratta di persone sane, portatori in condizioni non di autosufficienza, ma sani, il sindaco Chiassai mi ha chiesto, perché non potendo garantire la separazione dei percorsi, mi ha chiesto una mano, e in queste ore stiamo cercando una idonea collocazione, stante l'urgenza di provvedere, per questi ospiti. Per quanto riguarda la RSA Fossombroni, ricordo che in questa RSA, che è di Arezzo, a gestione comunale, abbiamo un ospite asintomatico positivo, trovato a seguito delle indagini effettuate a tappeto in quella RSA. La struttura ha dato la disponibilità a mantenere l'ospite nella struttura, in adeguata e idonea separazione rispetto agli altri ospiti accolti in quella struttura. L'azienda offre il proprio supporto infermieristico e medico, quindi l'ospite resta nella struttura come da disponibilità manifestata dall'amministrazione di Fossombroni. Buon pomeriggio.